Ciao, benvenuti in questo nuovo video che oggi voglio dedicare alla recensione dell'ultimo profumo di Bulgari, Magnolia Sensuelle. Ho avuto due campioncini in regalo a febbraio ancora e sono riuscita a testarli per bene. Allora, questa fragranza fa parte di una serie di profumi dedicati ciascuno ad un fiore. Abbiamo Jasmine Noir, che è stato dedicato alla nota del gelsomino e che era stato creato dal naso Sophie Labbé, che tra l'altro è uno dei miei nasi preferiti, nonché autrice di un sacco di fragranze, come ad esempio il Girl of Now di Elisab, ma tante altre. Lei nella vita ne ha fatto tantissime e che sono state anche rese molto famose sul mercato. E poi abbiamo Rose Essentielle, dedicata alla rosa, poi ce n'è una dedicata all'iris e questa qui invece è dedicata al fiore della magnolia, però qui il naso che l'ha creata non è Sophie Labelle, ma Cavalier. Cavalier è uno dei nasi di Grasse, che è nato a Grasse e anche lui insieme a Oliver Crisp è uno dei punti di riferimento per la profumeria a livello internazionale. E è difficile trovare profumi alla magnolia, in quanto la magnolia si vede di più come nota di supporto insieme ad altre note floreali. Basti pensare allo J'adore, anche nello J'adore c'è la magnolia. Una magnolia che io ho provato è quella di Acqua di Parma, anche Acqua di Parma ha dedicato un profumo alla magnolia e il compito di chiudere questa rosa di fragranze dedicate ad un fiore con la magnolia è stato dato appunto a questo naso che è Cavalier. Cavalier ha girato parecchio il mondo e in Cina ha scoperto un tipo particolare di magnolia che ha utilizzato per la formulazione di questo profumo. Vi leggo le note olfattive. Abbiamo in testa essenza di neroli, essenza di mandarino, in cuore abbiamo essenza di magnolia speziata, assoluta di fiore d'arancio. Come note di fondo abbiamo cuore di patchouli, assoluta di vaniglia di Tahiti. Anche qui una vaniglia un po' particolare, non è la vaniglia alla quale siamo normalmente abituati, la Bourbon, ma questa particolare vaniglia che dà un tocco esotico nelle note di fondo al profumo Magnolia Splendida. Allora, io l'ho provato in questi giorni e vi dirò che mi è piaciuto abbastanza, anche se non sono ancora convinta dell'acquisto, perché sento che c'è un qualcosa di forse troppo chimico, qualche nota un po' troppo chimica che mi ha un po' frenata. L'ho comunque confrontato con il profumo di acqua di Parma, di Acqua di Parma, il Magnolia, sinceramente sulla mia pelle sta meglio questo qui di Bulgari, sia per durata che come fragranza. Non è un compito facile quello che è stato affidato a Cavalier di creare un profumo sulla magnolia. La magnolia è un fiore che ha una doppia personalità perché ha delle note agrumate, questa nota di limone che fa parte proprio della fragranza in sé del fiore, ma allo stesso tempo è anche cremosa. E nel corso degli anni, chi si è approcciato ai profumi dove ci sia l'assoluta di magnolia o l'essenza di magnolia dentro, hanno sviluppato o più la parte, diciamo, agrumata che tende verso il limone del fiore magnolia, oppure la parte più, diciamo, più cremosa. A me sinceramente piace di più quando il profumo diventa più cremoso, perché sapete che tendo di più verso i profumi orientaleggianti, caldi e speziati. E
direi che comunque, secondo me, quello che io avverto è che Cavalier ha cercato comunque di trovare un equilibrio sia tra la parte più agrumata della magnolia che quella più calda, più, diciamo, più avvolgente. E in quello secondo me ci è riuscito, perché ad esempio la magnolia di Acqua di Parma secondo me vira di più verso l'agrumato, oltretutto ha una durata veramente bassissima, sulla mia pelle almeno dura veramente poco, quindi non l'acquisterei proprio per niente, anche perché ha un prezzo che è il doppio di questo, quasi costa molto ma molto di più. Quindi il mio consiglio è quello di provarlo, secondo me è particolare, si tira un po' fuori dai profumi che vanno di moda adesso, perché è un po' diverso, è un profumo floreale con delle note comunque agrumate, queste note di neroli, di fiore di arancio, ed è una interpretazione molto mediterranea, in stile molto mediterraneo di questa profumazione. Infatti Cavalier è un uomo molto legato alla Francia, molto legato al Mediterraneo, e nelle sue fragranze, anche in altre fragranze che ho sentito, cerca sempre di tirare fuori un po' quest'anima. E quindi non mi resta che dirvi di provare questo profumo, di vedere come vi trovate e come lo avvertite sulla vostra pelle. Sulla mia pelle non mi dispiace affatto, anche se la mia magnolia ideale devo dire che non l'ho ancora trovata, quindi vorrei pensarci, e soprattutto la vedo come una profumazione che è adatta al periodo un po' più caldo. Purtroppo la primavera qui sta un po' facendo fatica ad arrivare, non la vedo con le temperature fredde, dà il meglio di sé secondo me sui 20 gradi. L'ho sentita ancora rimanere sui miei vestiti ed è un odore molto piacevole. Tra l'altro la magnolia è un profumo che una nota olfattiva che distende, che ha anche una sua funzione su quello che è il nostro sistema nervoso, e in questo senso molto molto positiva, molto femminile, e ha un non so che di nobile, è un fiore nobile, e anche questa fragranza la trovo un pochino aristocratica, un po' nobile. Questo profumo ha qualcosa di profumi di nicchia, tra l'altro. E niente, sono curiosa di sentire cosa ne pensate. Sono ancora indecisa se acquisirla o meno nella mia collezione di profumi, perché voglio un po' vedere se trovo qualcos'altro che non sia l'Acqua di Parma, chiaramente. E fatemi sapere anche voi nei commenti se l'avete provata. Vi mando un grosso abbraccio, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!